Maurizio Nicita, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore fra gli altri del libro Biografia sullo sparista iridato Paolo Pizzo, Giovanni Pulvirenti, allenatore della formazione Berretti del Calcio Catania e da oltre 10 anni punto di riferimento del settore giovanile rossazzurro, con il quale ha raggiunto importanti traguardi, e Denise Fresta, detentrice del record italiano nel nuoto paralimpico nei 200 stile libero della categoria S5 in vasca corta, nei 100 stile libero e nei 50 dorso, categoria S4. Sono le tre personalità del mondo dello sport vincitrici del premio Una penna sotto l'albero, iniziativa organizzata per il secondo anno da Assostampa ed Ussi Catania, rappresentate alle ciminiere di Catania, dove si è tenuta la consegna dei riconoscimenti rispettivamente dal segretario Daniele Loporte e dal presidente Giacomo Cagnes. Ma sentiamo adesso i premiati, partendo da Denise Fresta, accompagnata da Salvo Mirabella, presidente di Come Ginestre Team, cui appartiene la giovane nuotatrice. Ancora sono molto emozionata dei risultati. Quando ci penso viene la gioia di pensarci. I prossimi obiettivi di Denise Fresta quali sono? I prossimi obiettivi sono intanto migliorare i miei tempi e poi cercare di raggiungere i criteri di convocazione per i mondiali che si terranno dal 30 settembre al 6 ottobre prossimo. La soddisfazione che anche di Paolo è quello di aver fatto qualcosa che resta nel tempo. Qualcosa legato allo sport, legato alla nostra città, alle nostre radici, perché Paolo ci ha messo tutto se stesso, tutto l'amore per la sua terra, per l'Etna, per il mare, per la forza che ha avuto nei momenti più difficili della sua vita, superare una malattia gravissima, riuscire a venire fuori alla grande, poi diventare campione del mondo, arrivare fino a Rio e prendere una medaglia d'argento a squadre, con una squadra tra l'altro quasi interamente etnea. Il messaggio spero sempre di lanciare quello, di non dargli dei valori morali, umani, e poi per quanto riguarda il lato tecnico cerco sempre ovviamente l'aggiornamento, cerco sempre il confronto, cerco sempre quel qualcosa da poter trasferire giornalmente in più rispetto a quello che ho dato in passato per arricchire il bagaglio tecnico, tattico, psicofisico dei ragazzi ovviamente che mi vengono dati in cura.